Bentrovati a una nuova puntata dell'appuntamento di The Map Report in collegamento da Milano. Quest'oggi sono felice di ospitare Rossella Rossi, infaticabile presidente dell'Istituto Oikos, un'organizzazione no profit che da più di 20 anni si impegna a fianco delle comunità per tutelare il territorio, i patrimoni idrici, le foreste, la fauna, e per promuovere anche diverse iniziative di inclusione sociale. Io do il benvenuto, buongiorno Rossella. Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato a questo appuntamento importante. E come sa, noi siamo una testata che si occupa molto di sostenibilità ambientale, ma anche sociale ed economica. Se è d'accordo, io comincerei con una breve introduzione di cos'è Oikos. Esattamente, e come è organizzata la vostra attività e magari anche quanti sono gli operatori del vostro staff e un po' quali sono le vostre principali aree di azione. Va bene, grazie. Noi siamo nati nel 1996 a Milano e con l'obiettivo di conciliare tutela dell'ambiente naturale e sviluppo socio-economico. In tempi in cui la visione dell'ambiente era davvero diversa, non c'era questa pressione sull'importanza economica e sociale, oltre che ambientale, di tutelare le risorse naturali, il gruppo di fondatori di cui io faccio parte era fondamentalmente composto da naturalisti, biologi, forestali, quindi con un approccio molto scientifico e operativo. A quel tempo, diciamo, si sapeva già tutto dei problemi ambientali, il famoso rapporto I limiti dello sviluppo era del 1972 e tanti dati sono stati confermati, quindi la consapevolezza e la coscienza c'era. Noi eravamo gente di scienza, insomma, senza esagerare il peso del termine, e credevamo che fosse importante tutelare l'ambiente. L'organizzazione era una sfida, è una non profit, quindi è nata come una non profit, è nata con l'idea di un orizzonte allargato. Oikos è la parola greca che sta per casa, intesa come casa comune, il nostro globo, la nostra appartenenza, Gaia. E quindi fin da subito ci siamo mossi sia in Europa e in Italia, dove per tradizione già operavamo prima di fondare Oikos, che nei paesi, diciamo, esteri, Africa, Asia e anche America Latina, in aree ambientalmente importanti ma molto delicate e fragili, dove, diciamo, l'equilibrio tra tutela dell'ambiente e sviluppo socio-economico, ma anche, diciamo, sicurezza alimentare erano importanti in prima linea. Poi certo, ci è cambiato tutto sotto gli occhi, siamo cresciuti più delle migliori aspettative, e oggi abbiamo uno staff tra Italia e estero di 150 persone, quindi una realtà importante, di cui meno della metà sono, diciamo, europei, quindi più o meno saranno 60 europei e 90, diciamo, dei paesi del sud del mondo. Niente, operiamo con grande credo e impegno, insomma. Devo farle una domanda legata all'attualità e legata inevitabilmente anche alla vostra attività che è concentrata in Europa ma anche in diversi paesi del sud. Ecco, la domanda classica sul Covid che ha inevitabilmente esasperato quelle che sono le diseguaglianze, le fragilità, soprattutto nelle realtà più povere del pianeta. Volevo chiedere come sta impattando sulla vostra attività in quei territori? Diciamo che l'impatto cambia veramente da paese a paese. Ci sono dei paesi che lo negano in qualche modo, perché la Tanzania, per esempio, ha paura di perdere i turisti e non mette nessun vincolo, quindi esponendo anche le popolazioni a nessun tipo di protezione di nessun genere. Certo, ha impattato moltissimo. Noi abbiamo dovuto far rimpatriare tutto lo staff italiano che era all'estero, abbiamo dovuto sospendere tutte le attività di campo, e questo ha impattato sia sul nostro lavoro che sulle persone. Per scelta, abbiamo deciso di chiedere a tutti
di raddoppiare l'impegno, lo sforzo, e quindi non abbiamo licenziato persone, non abbiamo messo in Italia nessuno in cassa integrazione, abbiamo detto facciamo squadra e impegniamoci, le risorse ci saranno in futuro, però è stata dura ed è tuttora dura. Quindi appunto dalla Tanzania al Myanmar invece è una situazione di grande tutela e paura, per cui tutto fermo, insomma ogni paese... Il Libano, un'altra realtà ancora, ha reagito a modo suo, ma il dramma è... In Africa è tuttora abbastanza misterioso, come i numeri ufficiali delle persone colpite da Covid siano ancora molto bassi, come si sa, qual è la verità? Non lo so se lo sapremo mai. Ecco. Un'altra grande emergenza, adesso spostiamo un po' il tiro, l'argomento della nostra chiacchierata, sull'ambiente, una delle grandi emergenze del momento è legata all'inquinamento da plastica, soprattutto da plastica monouso. Noi come The Map Report seguiamo con molta attenzione periodicamente anche i bollettini sull'inquinamento da Legambiente a tutti gli altri enti che si occupano costantemente di queste questioni. Faccio questa premessa per passare a parlare della vostra recente campagna e del docufilm 2050 Cronache Marine, che detto così sembra un film di fantascienza, invece precisiamolo, è un documentario di finzione, quindi c'è molta realtà dentro. Volevo chiederle com'è nata la campagna e con chi l'avete sviluppata. Allora, la campagna è all'interno di un progetto più vasto che è finanziato dal Ministero Affari Esteri, dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, che ha questo programma che si chiama Educazione alla cittadinanza globale, quindi aumento di consapevolezza di problemi che ci riguardano tutti. E noi, osando, proponemmo questo tema che stava a cuore molto a noi e il Ministero ce l'ha finanziato, quindi prevede, diciamo, ci sono tanti attori all'interno di questo progetto, tante iniziative che si integrano tutte per convergere su un obiettivo che è quello della riduzione della plastica monouso, quindi non della demonizzazione della plastica, che è una materia importante, che ha tanti vantaggi, ma la riduzione dell'uso della plastica monouso, quindi un focus preciso. Quindi sono a fianco nostro dal Muse al Comune di Milano, all'Acquario di Genova, ad altre ONG, ad altre realtà, diciamo, di associazioni come la nostra sparse per l'Italia, perché diciamo anche c'è un focus anche sulle scuole, sull'educazione dei ragazzi. Quindi si inquadra in questo vasto, diciamo, questa vasta visione. La campagna in particolare ha un obiettivo preciso che è quello di lavorare sul cambio dei comportamenti dei giovani, ma non solo, sul tema specifico della plastica monouso. Ma l'idea per noi originaria è di guardarlo dal 2050. Perché? Un po' per sottolineare quella follia che è sempre comunque intervenire sul post-disastro. Quindi noi mostriamo un disastro, mostriamo della gente che ama ancora il mare, che si è adattata, anche in chiave un po' ironica, perché ci sono dei temi ironici, ma che però in certi momenti ci dice: ma perché nel 2020, quando ancora c'era tempo, nessuno ha fatto niente? Appunto, con l'ironia dello chef che cucina cibo con la plastica, le microplastiche, perché veramente sottolineare che siamo ancora in tempo a fare cose che ci farebbero risparmiare costi sociali, ambientali ed economici immensi, immensi. Perché non l'abbiamo fatto fino ad oggi, quando nel 72 già si sapeva? Siamo ancora in tempo, cerchiamo di farlo, quindi cerchiamo di cambiare, di stimolare i giovani in maniera, ci abbiamo provato, un po' creativa, un po' diversa. Sembra che i dati ci confortino, che funzioni, no? Dove cerchiamo di mobilitare l'emozione, il cuore, visto che la ragione da sola non sembra funzionare. Consapevoli che però poi ci vuole anche un approccio scientifico, ci vuole anche una conoscenza di base,
senza la quale poi uno non è neanche motivato a cambiare. Quindi questi sono un po' tutti gli ingredienti che abbiamo cercato di mettere insieme su una sfida grande a cui noi contribuiremo. Appunto l'idea che uno beve per un 30 secondi in un bicchiere di plastica e lo butta a Milano e quello finirà nel Mediterraneo, sicuramente. E ci metterà 50 anni con strane vicissitudini a degradarsi, questo la gente lo deve, come dire, percepire sulla pelle, oltre che capire, insomma. Ed è lento, come sappiamo tutti, il cambio di comportamenti, quindi contribuiremo a questo processo. Io, per chi non lo avesse visto, per chi non l'avesse visto, ricordo che comunque poi attraverso il nostro sito, andando sul sito di Oikos, poi lasciamo tutti i dettagli in un testo, in un abstract di accompagnamento di questo video, può vedere il docufilm che appunto è diviso in 4 brevi episodi girati in altrettanti territori della nostra penisola, proprio fotografano realtà locali con tutta una serie di micro storie che insomma in qualche modo esasperano, ma neanche troppo, la realtà, e lo vedono appunto nella prospettiva di un futuro che non è neanche troppo lontano. Io, per lasciarci, perché oramai siamo abbondantemente oltre il tempo che di solito riserviamo a questo appuntamento, vorrei chiederle di tracciare un ritratto, un piccolo ritratto del sostenitore ideale delle vostre attività. E visto che ci siamo, chiederei proprio di spiegare come il pubblico può sostenere la vostra attività e le vostre iniziative. Penso al 5 per 1000, ma anche a, per esempio, come diventare un personal fundraiser. Certo, chi vogliamo? Allora, chiunque è interessato ai nostri temi, il desiderio è intercettare, avere dalla nostra parte delle persone che sono pronte a impegnarsi personalmente, a coinvolgere delle altre persone a loro volta e a diffondere tra le persone intorno a loro il messaggio. Quindi che ci facciano un pochino da, come si dice, da moltiplicatori di questo messaggio conoscitivo, emotivo, razionale che noi vogliamo diffondere. Quindi anche la campagna prevederà che chi si iscrive, quindi mi raccomando, andate sul sito di Oikos, troverete la campagna sul homepage, basta fare un click e vi manderemo il docufilm nella sua versione, diciamo, integrale, quindi più lunga, più complessa, e da lì, se siete ispirati, il nostro desiderio è che creiate una piccola vostra community. Cercheremo di stimolarvi a fare dei giochi tra varie community, piccole community. Abbiamo anche in premio dei piccoli premi per chi vincerà queste competizioni. Quindi persone che veramente hanno voglia di spendersi, che credono nella causa e che fanno da divulgatori del nostro messaggio. Però siamo contenti veramente di avere chiunque condivida con noi questa missione che io credo che è destinata a diventare la missione di tutti. Rossella, io la ringrazio per la disponibilità e per averci raccontato più in dettaglio sia la campagna che quelle che sono le attività che portate avanti come Oikos. Saluto anche il nostro pubblico invitando a seguirci su themapreport.com e noi ci diamo un appuntamento, diciamo, ideale fra un po' di tempo per raccontare nuove campagne e nuove attività del vostro istituto. Grazie mille e buon lavoro. Grazie mille anche a voi davvero e buon lavoro anche a voi.